Allora, che cos'ha? Danni cerebrali. È un'eventualità, parlavo della fase precedente. Non ti preoccupi affatto. Quello che non dipende da me non mi interessa. Già, tanto le cose ti scivolano addosso come l'acqua. Istiocitosi? Piuttosto improbabile in una 73enne. Qualsiasi cosa sia, è comunque poco probabile. Spremetevi il cervello, coraggio. I disordini genetici possono creare masse dovunque. Sclerosi tuberosa. Se è genetica, sarebbe venuta fuori prima, perché ora? Non lo so. Comunque non è campata in aria. Non abbiamo ancora escluso la leucemia. Neanche il sarcoma. Potrebbe avere qualunque tumore dei tessuti molli. Come la sarcoidosi. O la neurofibromatosi multipla. Il condrocitoma. Come va? Vinci? Sono stata chiamata dai genitori di un paziente furibondi. Siete in tre e nessuno ha avuto il buon senso di fermare Aus e di chiamarmi. Gliel'ho detto che l'avevi passato a me. I genitori sono arrabbiati perché il figlio sta per morire. È comprensibile, ma se non muore dovranno calmarsi. Un figlio cerebro leso non è uno scherzo. Ho cercato di salvarlo. Hai cercato di capire cosa aveva Esther. Hai rischiato di uccidere un bambino di 6 anni perché sei ossessionato da una donna morta 12 anni fa. Puoi sbagliare anche tu, Aus. Non sei Dio. Non è ancora morto. No, ma con lui hai chiuso. Me ne occupo io. Va a casa. Va a fare un giro in moto. Va dove ti pare. Ma non avvicinarti più a Ian. Allora, c'è altro o sono solo queste 7? Smettila, ha ragione lei. No, non è vero. Lo sapete benissimo. Dovevamo avvertirla. Chissà perché non l'avete fatto. Non abbiamo molte soluzioni. Non possiamo avvicinarci a Ian. Non ce n'è bisogno. Abbiamo la biopsia. Forse la Caddy ha ragione sul fatto che ce ne siamo fregati del protocollo e sulla mia maledetta ossessione. Ma ho ragione io sulla medicina. Quanti esami possiamo farci? Se il bambino guarisce, abbiamo risolto tutti i problemi. Rispondi. Forse... 2 approfonditi. E quanti non approfonditi? 3 al massimo, direi. 3 test, 7 ipotesi. Da quale cominciamo? La sarcoidosi sembra la più concreta. Già, tanto concreta che anche alla Caddy verrà in mente. E a tutto il corpo del bambino su cui spaziare, lasciamolo fare a lei. Avanti il prossimo. Progredisce troppo in fretta per me, deve provenire dal suo organismo. Un disordine genetico, la sclerosi tuberosa. Oppure il suo sistema immunitario, l'istiocitosi. Ci sono molti più casi accertati di anziani con istiocitosi che con sclerosi tuberosa. Iniziamo da qui.